Robert De Niro, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Robin Williams, Jennifer Lopez. In questo film non ci sono. No, ma tu ne metti tu? Se tu me la metti tu, pensi in me, capì? Sono io superiore a te. Ma guarda tu, ma che bene come ti fai a te. Se vero, tu mi stai sentendo a me, pensi? Mi stai sentendo a me, mamma, cura. Scegli, ma io tu, ma chi lo sa che faccio a me? Io capo, ma tutto quanto, pensi, capisci? Ma rendo, mi piace, mi piace. Lady Carl Benedicta, she's so cool, she's so cool. She yeah. I wanna fuck the lady, you know what I'm saying? Yeah. I wanna need hard in my best for this fucking pussy, cause I will G-Hall, I'm a whole fucking shit, fuck my pussy. You know what I'm saying? I fuck that car. Yeah, yeah, yeah. So shit. We're talking about bitch, no, Benedicta. And they got fat booty, they got everything. Oh, man. She's so hot, I love her breath. Yeah, I got blue squeeze, nigga. Got a boom boom, I don't give a shit. I need that pussy, that's my bitch. I wanna fuck the pussy like a blue pussy, nigga. I'm a hustle, we don't care, instead of doing real in it. Guess what, I feel this.
Grass, we give the fuck about the police. Yeah, we can change the ride as we coming up. Jeez. We never pulling. I'm still over the fuck this shit. You better be fucking fuck. I'll give it to you, low and fucking around. See my face. I'm just dug down with a bitch called Benedicta. That nigga, that bitch got bigger from cooler, motherfucker. Uomo di merda, passate le armi! Lucarelli, vaffanculo! Alasco! Lasca benedetta! Capito? Io ammazzare te! Perché tu parlare così? Io ti rompo il culo! Capito? Alasco! Non dici le parole, che vai buono tu! Persico, ma chi sta passando solo che tu bufano? Ah! Vuoi benedetta? Se non ci dà una cauzione! Non ha niente! Che sarebbe questa cauzione? 4 permessi di soggiorno! O c'è un chiasso di 4 struzzo permessi di soggiorno? Indeterminato! Ma stai capendo che stanno dicendo? Pensi che si qua? Aspetta, non ci capito proprio niente. Alasco, parla tu, a chi se non capisco! 4 permessi di soggiorno a tempo indeterminato, hai capito? 4 permessi che? 4 permessi di soggiorno per andare in Italia. Alasco, io ti do tutto quello che vuoi, basta che mi dai a Benedetta. Ah, vuoi a Benedetta? Oh, my friend, non è 4 per soggiorno, 4 passaporti, do you hear me? Alasco, e mo fai parlare di nuovo da chi? Non lo capisco! Cosa vuole? Aspetta! A gente vuole 4 passaporti! What is Benedetta? Yeah, what about him? Let's fucking... Buttate le armi! Non mi muovi! Pessico! Manda la sua Benedetta. Fatti girare sto subito. Ok, my friend, where is Benedetta? Don't kill me! Benedetta, where is? Speak Piero, for me! Piero. Where is Benedetta? Benedetta! No, where is? Speak for me, now, now! What? Benedetta, where is? Pessico, Pessico! 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 Stai facendo troppo burdetto. Benedetta, dove sto? Fersi, che hai visto come si fa? Rispettava, capitano. Ah, oh, beh, capitano. Guarda che sticca che Benedetti ci pensi. E vi faccio dire, bravo, Non vi muovete. Sicuramente non devo frigorifero. Andiamo, metta persi il tuo frigorifero. Vai, persi, che c'è? Io mi faccio la mamma e vengo. E già, fammi, aspetta, con caffè. Persico, ultimo che si fa barba e ghiaccia. Mi rende menzo di 20 anni, si capisce? Prego, signora. Lo sai che domande ce l'è? Ma poi tutte le mattine ce la dà stile a sto greggio. Ci tengo a sé questo greggio. Penso che lo sa, non è pulissimo. Questo sì, ma pure voi. Ma sai, per me è la vita mia. Buongiorno, Pess. Aspetta, il legge è pronto, ma lui a quando Pess, è finito, io chiamo la questa barba faccio perché non riceve niente. Qua ci dà un Pess che c'è una mamma figlia, che sta. Dimmi, non faccio niente, sta tanto.
Eh sì, no. Ma non è così, chi è Benedetta? Come chi è Benedetta? Oh va. E oh va, piano. Non puoi dire. E che bello rauga mi fai tu, e a mine da cano che esco giù. E sa quando ne basta, pettiole da fumo. Sto numero telefono. Io vorrei una curiosità, ma quella da mangiare. Ma non ce la mangiare. Io se fosse per me ce l'ho sentita roba leggera, pochi pesci, pochi risi in bianco, che si posso mangiare ce l'essi? Che l'altro te cerco, o cattolo, e ci c'è la pasta, a genuese, a bolognese, o Raul, che si prima di andare, che si pranzo di padrò? Ah, quindi è isso che ci piace mangiare. Ma che ne si fa proprio una cosa leggera? Mi cerco una parmigiana, pensano poco. Vabbè, ma concio un suo caffè? Siamo io sai che a me non piace una sala di plastica. Non so, c'è. Non mi dice niente, a me dalla zona. Che si dice? Amore, non ce l'ho essi, no? Dopo, stiamo guardando, sta. Perché lo voglio bene? Beh, sì, è un figlio di uno questo. Che dà ci amici? Hai visto? La gente dice da niente. Però come al solito facciamo sempre tardi. Beh, sì, io sono qua per un soccorso. Non ti ascolto mai questo. Diciamo. Ecco. È sempre rispettoso mio marito. Ma prima c'è una lista pazziana, pazziana, prendo l'ultimo posto. Ci andiamo, andiamo. Amo. Allora è stato un piacere come tutte le mattine. Piacere mio. Arrivederci. Ciao, buon lavoro a tutti, aspetti. Tu ti ha già sistemato, tanto bene, ma bello. C'è bisogno, oh, guarda, amore, di già sacci. Vai. Piano, 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 piano. E già fanno fastulietti a stamattina. Come si è fatta da stamattina? Fanno fastulietti. E chi è mo? Che re? Ma ti scorda da questo? Hello! Hello Mosè, San Damiani! How are you? You bad? You better sleep, eh? Okay, in Naples. Yes, they had a good time. When you come? When? In Italy? Naples? Last week? Ah, semana che trans. Okay. Okay, you have a present for me, remember? The pre- yeah, I know, eh. Okay, vieni a casa, sì, sì. Okay. Tashbet, I'll stay here for you, okay? Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye. Ciao, zatabu. Benedetto, comunque bella e buona, io mi ha liberato tutte cose fatte da ciò. Bella e buona, mi chiamano Mascherati, mi ha chiamato, ma mi sa mai non faccio. Ma mi chiede, ma se mi sbaglio è Tonino Viking che ti rimetto. Non fa vedere però che guarda. È Tonino Viking che se stanno succedendo qualcosa. Come fa? Vieni con me, vieni. Aspetta, non fa come fa però, un guarda. Vieni, te ne chiami tu, non ti pensi. Vieni, Thank you.
una loro un po' polizia! Ma sì, ma sì, fammi! Sai, ti pensi? Ma è motocicletto! Ma ora capi si li brucia se mamma ripu non avvia su weekend che si faccia con l'acqua se stessi e tu che devo pure che si faccia con l'acqua se una con me non arriva ma va persico se ne mangi buttiamo se la motocicletta lo dammo pigliato ma chi mi si fa nascito e prima a fatica mi ci mangi questo che la persico non c'è niente come sei bellilla questo mossi la stretta ma ora quando si caruccia ma un bello volto quando mi la bocca. Bella. Messico! Ma quale Messica, madonna! Messico! Ah, oh, mannaggia, la miseria, mannaggia! Oh, Vicky, ti faccio schiattare un cuore! Non mi metti, ma la macchia qua! Quando è per Dio la macchia qua! Messico! La scaletta, dai, facciamo a me! La scaletta! Ci sono le ricotte, Messico! A me! Ho segnato tre numeri e ho giubicato 12.000 euro. Ma sto pensando di fare un viaggio alle Maldive. Ragazzi, in Maldive. Ho preso una stanza là, era l'unica disponibile, però ho pensato di portarli a tutte e due con me. Ci prendiamo 15 giorni di vacanza e andiamo a festeggiare. Ma ce la fai? Guarda, come ce la faccio? Mi piace, puoi dispettare le Lucarelli. Qua sta mettendo quando è internazionale, non so che solite cose che si è abituato a fare qua. Qua c'è sta America, la Cina. Allora io voglio una cosa organizzata al massimo. Per bene. Costi quel che costa. Che chi sta stanno venendo in America? Yes, I was telling him that I know Damien because when I was in Guantanamo, I know his cousin there. His cousin was a good guy with him and I do a lot of things with him. In Guantanamo, and after this, he tell me that I can move with his friend, Damien. This is why I'm telling you that we have to do a lot of things with him. Pensi che sto scurrendo l'acqua? Sto scurrendo l'acqua, ma appena acciappo i king, la c'è scassata senza. I king, appena acciappo a morire da chi lo scurrendo, che la c'è combinato. Ma già distrugge. Hai capito che tengo tre giacore in fuso, sai chi ne sa, ma già sento anche la casa. E voi pensate o tre, cioè, dopo che la casa abbiamo combinato stamattinata che è stato un disastro, un vero e proprio disastro. Comunque, voi o tre, io almeno giubino, grazie a voi, ma ci salvato. Tu puoi sempre un braccio, ma è un creato, ma se tu vuoi, amani per fuso per lo giubino. Grazie a voi, vero, Esposito. Dica, dottoressa. Mi fai venire rispetto a Lucarelli nel mio ufficio, per favore? Subito, dottoressa. Grazie. Sono contento perché se lasciamo a casa questo trench. Da lì mi faccio i punti da capo. Mi faccio spingala spingala. Mentre invece se era lei che sa moglie a me, pigliava questo trench, o muoveva di cose che vanno sporche. E se parla fra 8 mi si può mettere una cosa in vuoto, hai capito? Invece mi faccio a casa, Daniele è dolce, ma cosa lo porto io? È come se avesse portato una ferita, hai capito? Si mette là, si guarda, spingala, spingala, mi leva tutti i grani lì, sabbia, tutti quella salsedina. E di mano a mattina sono tengo in quello. Lo tempo che mi addormo e mi scede, già sana da volta lavata e stirata. Rispetto in questo matrimonio non solo si diude buono voce, ma è diude buono pure trenci. Avanti. Rispetto la dottoressa. E ci muovo da subito. Ma roba essere questa dottoressa, mi manca uno già sta cominciando a dormire un cazzo. E di adiato.
Mamma con te, si può spostare la macchina in tuo garage? Un attimo, apri che si può. Sì, sì. Sì, sì, caputo, caputo. Ehi. Sì. Sì, sì. Tu cipro. Ma insomma, ma tu si guarda. Tu di cipro. Ci vuoi fare crema, ci beva, ci dentro, ci stiamo, ci dice perché tu devi sentire se non dono. Va buona, va buona. Ci vediamo quale crema. Va buona? Ciao, ciao. Dottore Carelli, prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. L'ho fatta chiamare semplicemente perché c'è... Prego, prego, si accomodi. L'ho fatta chiamare perché c'è un caso internazionale da risolvere. Quando sono stato a Coppa Navarra, tuttavia la barca prima di te, la soia era almeno 6 volte più grossa da me. Figurati che la poppa si veniva in guerra e proprio o capitano non sapeva niente. Quanto voglio bene, da mia mamma cominciava a cucciolare poco. Esagerava. Però comunque capitano si veniva la bicicletta. E comunque gli paga domanda l'organizzazione. Perché questa è una cosa che ci risolve a tutto il mondo. A me, a te, io voglio il nostro. La mia, ma senta a me, tu hai fatto una bella figura, è un degrado scemo come me. Gli tengono con maglioro mio, Antonio Basile, che è un'agenzia moda. Te ne voglio una pinta, pintura, pintura, che insomma non faccio. Talmente che sto bene, no? Con compagni tuoi unire che non vado sta America, appena è vero faccia di pinta bianca. E i bollicini? I bollicini ci sta pure i bollicini. Ti stai, 7, 8, 10 casci sciamma. Ma non mercato parallelo, è buono, Franco, è buono, è buono. Da mia, da ricca, che senza denaro, non si canta la messa. Poi ti lascio una cosa di sorte. Non ho dato che tu abbia pigliato proprio il rock. Damiano, io avevo solo sta assegna a mese, che stai facendo gli assegni quando eravamo a scuola, quando eravamo a Guaglione. E allora un cash, e allora un buon ordine che tranne 5-6 mila euro e pigliano proprio... 5-6 mila euro su poco, mi hanno una cosa e più. Se ha già pigliato lo sciampagno, c'è una cosa e più. Però tutto ha da funzionare alla perfezione, Franco, tutto. Com'è andata? Com'è andata? Niente, di se parla di attualistica stando al futbolo. Come? Parlano italiano strettissimo. Italiano strettissimo? Questi no! Italiano strettissimo! A se fare non là, o di gitto, o se fa, o di pedico, o di pedico! Ma che fatti ci vuole la mano! Ma è chi? Guarda, c'è già mi faccio qua. A se fare che si vuole, a se fare che non là, o di gitto, o se fa, o se fa, o di pedico! Ma si va a settare? Ma è stato parlando la dottoressa? Sì, la dottoressa che hanno mandato... Che penso che si parla all'ufficio immigrato. Fa tanta scissi, secondo me stai parlando di dialetto eroese, là, Foggi, dai. Sì, che non sarà un chicchinese. Ma si va a settare, ma c'è vicino a me. Si accomodi. Prima si va a stare per il buono. Ah, se vorrei che te lo dici giù! Ma si è freddo, c'è tempo che si mi ha chiamato la pazzia. Era poco mio male della notizia. Sì, sì, sì. Stia tranquillo, signor questore. Ho affidato il compito a uno degli uomini migliori. L'ispettore Lucarelli. Mi ha affidato un caso internazionale. Oh, e si può capace risolvere i casi che ti rimane tu, Wick. Tu i King, ecco, tutti i lati là. Ci ha dato pure un caso internazionale. Ma io mica conosco i King. Che è straniero, Persico. Non lo conosco i King. Persico. Poi mi ha fatto un nome di Franco Barone. Franco di Barone c'è sta pure da sta situazione perché comunque si parla di una... Ma Franco di Barone? Franco di Barone perché si parla di una grossa partita di droga e sta pure ainda perché mi ha fatto i nomi, poi tengo la lista segnata, poi faccio le curate e gli ho detto di oggi, la tua di lunghe su picchione con il setto, la furia d'asso Antonio Basile. Antonio Basile, bravo Alessio. O quasi internazionale, Basile, Barone. Pessimo. Allora, qua forse potessimo cercare e la venuta. Pessimo, che lì capite, mancava esso, perché comunque si è avvalso di me. Ma sicuramente porterà a soluzione positiva il caso. Sì, sì, naturalmente lui sceglierà anche gli uomini migliori. Come se i migliori uomini sul territorio, è un figlio di mamma che parla buono l'inglese.
ma ormai mi sento felice, mi sento diversa, mi sento rinata. Nanna, la vita mia proprio è cagnata così e così. A quando ho conosciuto mi hanno parlato, magari, non lo so, non so ci spiegare. E tutta questa giornata che poi mi sento rinata, non vedo che sono felice per me, ma perché? No, non sono felice io. E perché? Sono sempre preoccupata. Ma con rischio, pericolo? Troppo pericoloso. E forse invece a me è proprio quello che mi ha scatenato questa adrenalina, mi sento, non lo so, femmina. Che lui come si chiama la gamma, se forse tengo presente, come sei prima, e l'ex marito mio, usa lui. Invece sta divisa per me, che l'impermeabile, non lo so, però è tutto. Guarda perché è nita l'annanza all'occhio mio, quando voglio stare a dire la sera, poi sì. Capisco quello che dici tu, magari che c'è il rischio, mi sento un po' sola, perché poi un mestiere che diciamo porta i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Mentre tu in attacco, una telefonata sosa e se ne andata fuori. Però per tutto questo mi piace che mi fa sentire importante, si esce fuori, o parlo con qualcuno che mi sento a morire in rispetto. E tutto questo non lo so, mi rende felice. Rispetto ai tuoi migliori uomini reclutati sul territorio nazionale. Come lo fai? Com'è? Ma si lascia di figo tu? Rispetto a sangue mi faceva avuto stomaco, l'aiuto lasciava a chiesto, che quando tornava a casa sera non mangiava. E se vedo. Paldi, tu a quale parte? Secondo me chi sono le reparti malattie infettive? Guardate l'aspetto estetico di Paldi, mi stai riccardo qua. Rispetto, senza offesi, io sto pieno di encomi. E se vedo, Paldi, che sei pieno di encomi, come ti chiami tu? Rispetto Cosimo. E cognome, come ti chiami? Rispetto Cosimo, cognome. E allora si vedo? Io, nascendivo. Che facevi? Certo, io faccio fotografo, nascendivo. Un fotografo? Ma come fai il matrimonio, lo pensi? Mettiamola alla prova, mi sono stati raccomandati, niente tu pure così, Cosimo, sta pistola. Cosimo, mi amma fare un'operazione importante. Se non finisci questa mano con la pistola, l'operazione la fanno a te. Pensi, che pensi, che cucciamo più la roba? Non raccomandi, ma la prova, aspetta. Ma tu, io si paga buoni, io ho buona pure voce. Ma boh, si fammi liberare l'ufficio, la fanno per i telefonati importanti. Non ce ne voglio. Pessico. Aspetta, lo dico. A chi le parli in questo pigliato? Sì. Lo so. Molto. Ma parli inglese, pensi che sto adesso ma fa. Parli inglese, francese, guarda, parlo quattro. Parli inglese, sì. Vediamo. Pensi che mi ha mangiato c'è tu per tutto ieri, no? Mi dimentica che sono buona andare e sana. Ci posso buttare tu solo mira. I need my good today. It isn't for tomorrow. If you do this, I will kill you. Yes, I will kill you. I tell you that I don't need for tomorrow. And I have to be in Italia. And I give you the money, I give you all things that you need. Is it okay? Pensi che ho cassato l'indirizzo da Villa Basile. Manna a Cosimo e a Cocorone a fare le fotografie da Villa Basile. A Cosimo e a chi? A Cocorone, a Cosimo e a Cocorone. Vabbè. Colaio, se le indirizzi Basile, manna a Cosimo e a Cocorone a fare le fotografie. Paudice! E Zuccio, la sera è tornata, mi ha raccontato l'inseguimento che ne ha fatto. Tutte cose nei minimi particolari, ma non ho finito un po' di emozione. Di solo si immagina, adesso che l'impermeabile, che li scende, sai, addirittura proprio in motocicletta. Hanno inseguito e sono caduto a mano. Mi ha sporcato la trencia. Mi ha toccato la trencia, ma la trencia tutta sporca. L'acqua in mare, tutta la salsedia, tutta la seccata. Però sai che ci faccio? Faccio, mi sento bello, con la vasca, ci si stima da una cosa, faccio tutto in macchina, ci faccio a scino. E mi sento bello fuori un bacco. L'esse mai fatto. Stanza, va da dietro, la signora lo pazzi, così la giochiamo. E mi fa sporco il barco, e i passa per qua. Faccio il lastro, e se mi ci porto tutto tanto bel rapido, che andiamo a vedere, e passiamo per qua. Ma la trencia no, la trencia me l'era qua, mi è tutto il piano, tutto come la trencia, me l'ha inguaiato. Ma mangio del ci si arrivato,
E si sa gli avevo fatti tu per capire, sai caro mio, di palazzo faccio strascino. Faccio buco. Sì, andate, che mamma mia. Ah, mi devi mettere d'accordo, andate a pensare a questo. D'accordo? Schiavi, eh? E là perché non mi ha tagliato il culo? Mi sento preso in giro, non lo sto accendendo a sta casa. Pare canzoni show. Faccio un balcone per fare una chiave. Faccio l'astro lo stesso. O trenci no. Ma o trenci, noi ce l'hai rivoluzionato. Ma già fatto da casa. Giusto. A parte che in su ci potrei c'è te, io peggio disse. E poi pensi che più potrei ci capisci. Come già fa? Italia, we have to be there the next week, and we bring all kind of goods that you need, and I think that we make a lot of money there. Everything's good there. Italia is the nice way for us. We have to take Italia. Fatò, appena guardate il del benedicino condizionatore, capite? Facci sentire, vai. Aspetta, ma chi ha dato la mano? Io non lo voglio fare da come chiede la mano. Ma dove si fa uscire? Se ne aveva ancora spesso? Ma non lo vuoi tu? Dai, che stai come la rimanata a me? No. Ma quando vuoi? Quando vuoi, tu vuoi? Non ti preoccupare. Io ci ho fatto di ci mettiamo un filtro. Io ci ho filtro la nuccia, ma se la sono fatta. No. Capisci niente, ma come è che prima la salta sempre più chiara? Mamma mia, non ce la faccio più, ma io appena da capo, guarda che la facciamo mirato. Sono in bella situazione, la vita è solo questo, stavo lì, è un'operazione esagerata. Vedo la mia vita, già lo faccio. Che si serve? Tornare di essere nuovi voli, ma dopo. Pronto? 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 Ma chi è? Ma come chi è? Oh cazzo, sono Franco di Vobaro, mi ha detto tu chi sì. Poi Franco ti sono Tonino della Ferrovia. Poi Tony, come stai? Sì. A posto, no, Tony, ma se pensano. Ma se pensano una vicina lì che però è roba buona. Roba buona? È un tanghio tengo. Tengo roba che è arrivata da Colombia che ti non faccio. E beh, non è come può consegnare per stasera una recina delle chiude. No, a consegnare non posso consegnare perché non è grande sciuto, che stava lì a pigliare tu. Ma io non sto ci mancando di un deposito, Franco. Ma tu si pratica di Sant'Eracimo? Diciamo di sì, più o meno. Ah, allora sta pompa di benzina, è la pompa di benzina, sta via Santa Lucia Filippini. Mira, a numero 24 sta un parco, Parco Caglia. Tu tra Saveri, non così un po' a sinistra, trovo un deposito, mi trovo. Ma può far venire a pigliare, insomma, non è che mi viene a finire questo. Ma grazie a far venire a pigliare, mi è fermato di parlare di tutta la telefono. Ci prima fra mezz'ora, mi è stata ferrovia, farò 10 minuti. Ma poi ci prima la roba allora. Stato buo. Ciao. Ci siamo noi fra mezz'ora, io i migliori uomini, Colaiani, Paudici e Cosimo. Pigliami da tutti e tre, organizzate e preparate le macchine. Si è segnato l'indirizzo. Ehi, hey, Barò, sono Damiano. Senti che la situazione da gente fa l'hai fatta, E guagliò, E visto tu? Ok. E il bollicino? Ok, o buono? Ok. Ma raccomando,
parla poco a telefono. Parla poco a telefono, l'aria è guidata. Ok? Già vuoi parlare assai. Ciao Barù, state pure, ciao. What you say? What you say? What? I need it today, I tell you today. If you can bring me the good, tell me. I give you money, I give you all the things that you want. You have all, what you say? What? I can't. I have to go in Italia. I have to bring the goods. Yeah, yes. This is for today. No. I can't. I tell you I can't. Allora 10 kg mandammo a Piazza Garibaldi. 5 kg mandammo a Piazza Tanto. 10 kg mandammo a Piazza Pubblicita. 8 kg mandammo a Piazza. Aspetta, che cazzo sta dicendo? No, dice Colaiano. Se la mandi per 13, ci stanno la porticella da entrate da dietro. E tu mi segui, Paolo, tu ci capo la mia, ma raccomando, vai più a chi se la già resta, non facciamo nessuna brutta figura. Ciao, Paolo. Facci una cosa, 4 kg ci mandiamo a San Giovanni, 4 kg ci mandiamo a Pondicino e 4 kg ci mandiamo in casa nostra. Ci mandammo a dare i cimitini, ci mandammo. Il 7-8-15 è pulito, ma non dopo Montesano. Dopo Montesano, a piazzetta Monte Calvario. Piazza Carolina ci sto. E va bu. Se voglio ma no. A Piazza Garibaldi, a Piazza Garibaldi. A Piazza Garibaldi, diciamo. Beh, stanno a posto. Va bu, tutto a posto, voglio un po' di tu. Va bu. L'importante è che mi avete capito pure che vado a faccio vita. Va bene. Con mamma fa pure. Quando pensate che pulire i nomi? Quando vi da cominciare a fare i nomi? Stasera sì, sono proprio. Stasera, la unica stasera, sto impegnato per cose me. A limite da domani, a cominciare a me l'animale, a cominciare. A prima la voi, a prima la voi. A prima la voi. A prima la voi. A Giovanni, come stai? Dimmi come state, polizia! Polizia! Mio papà non! Mio papà non sta per la chiappa per il marito zucca! Calmati un po', che leva sta cosa a voi! Mio papà non! Rispetto! Mio papà non! O sta per la chiappa per il marito zucca! Rispetto! Mio papà non! Vieni, ma la reta! Mio papà non! Mio papà non! Leva sta cosa! Non ti leva nessuno a te, a sti vissuti! Ma ti devo andare, non me ne è merda! Ma ti devi in ginocchio! Vuoi camminare in da macchina bella, 30 anni di calcio non ti leva nessuno, ma persi che arquisisci, persi che arquisisci, sono da morire, metti in mano la capa, perché ti faccio un buco in fronte, ma ti fai un buco, non è vero a Dio, non è vero a Dio, o quello te l'ha fatto, levati pure tu questa cosa, ma non ci basti, si vuole unire le tue cavelle, si cosa può fare. Aspetta, è il caffè. Non ci vuole solo caffè, qua. E pure da chiappa che mani in do zucchero, baro a te, non ti preoccupare. Rispetto, non va mai un piacere in macchiappa che mani in do zucchero, perché io tengo diabete. E dice te, guaglio tu, che levano sti cose, oi. Ti faccio ascià galera quando la piaggia fedisca volando. Ci siamo spiegati. Andiamo, c'è, guaglio. Chiappuia, si da chiappa, ti spezzi scella. Non mi fa dormire tutta andata. Si caccia in demonio. Ma fa un culo, t'ha già acceso. Damiano. Oi. Stavo a fare una risposta. Dimmi, Barò. Quando è stato un paio di giorni fa? Tu ricordi a chi l'ispettore Lucarello, che lo cose curte là? Ma che tenne che lo trenge in quella sardata estate e inverno? Si sapesse che mi ha combinato, lo pari giorni fa. Ha fatto l'irruzione in due deposito mia, ha fatto. Isse 4-5 uomini le rese voi. Veramente. Pistola a mano, mitra a mano. Ha detto vicino a me, ha detto pure da chiappi a te. Mentre invece ha fatto una grande figura in merda, perché isse era convinto di acchiappare troppo. Invece ha trovato un caffè. Poi si è pigliato addirittura la conferenza. Scusami, Damiano, ma mi sembra non faccia. Hai tipo da chiappa che mani in do zucchero. O sai che ci ha risposto? Ma ci tu non l'hai mai piacere ma chiappa che mani in do zucchero? Perché io tengo diabete. Hai fatto buono, però voglio. Stammici accorto dall'aria inquinata.
ci vado a caricare la vogliare pure questa, ci vado a caricare. Ma tu vuoi smagnare? Baro, che prima non te la città perché si mi devo andare a Nazza. O sai perché l'ispettore del Lucarello è buttato te? Perché tu parli sempre al telefono. Li ha vernito con questo telefono. Perché? Che la telefonata che tu fai, che la ci fa arrestare? Damio, una telefonata ci fa. Allora, che la telefonata che tu fai, ci fa arrestare? Beh, se ne hanno fatto una figura in mezzo. A me mi hanno mandato a chiamare la dottoressa, che se la mano mi hanno mandato fuori. Ma non ha dovuto bere, non ha dovuto sciacquare. Secondo me ne hanno fatto una brutta figura. Cazzo, dice una brutta figura, rispetto. Abbiamo fatto una grande figura in merda. Pessico, ne eravamo trovati troppo, abbiamo trovato un caffè, comunque una cosa abbiamo trovato. Ma poi rispetto, comunque forse ci stanno quando ci vuole queste figure in merda facci. Poi se non mi ha portato di in fotografia, che ha scattato Linda Ville e Antonio Basile. Antonio Basile che squadra a moto, i guaglioni là, un stilista, quello che mi ritorno. Indovinate chi c'è stiva, proprio. Chi c'è stiva? Per fotografia. Chi c'è stiva? Un barone. Hai visto? Ecco, ma dobbiamo solo fare in modo che avrei come mi ha trasindato la villista. Io forse un sistema ce l'ho. E pensi, ma fatti lasci subito. Una buona infiltrata, una bella guaglione. Una bella guaglione. Sempre del nostro corpo. Sì, e vi dico pure cosa ho pensato, a chi ho pensato. A chi hai pensato? A Riccio. Benedetto. Non potevo pensare meglio, Pessimo. Pessimo, a me fa proprio piacere la tenere da squadra con me. Ma non me la chiamavo, perché ha voglia la squadra mia, Benedetto. Ha voglia. Riccio, io ti ho mandato a chiamare perché dobbiamo risolvere un caso internazionale. E di chi si tratta? Tieni presente a Franco Ferriera, Franco Barone. Franco Dillo Barone, già come no? Dalle forze dell'ordine, con tutti i vari magagni che vi fa. Ho mandato già Pedinaldo a Cosimo, me l'ha fotografato, mentre entrava in una villa in Antonio Basile. Basile. No. Che ci azzecca Antonio Basile? Io Antonio Basile l'ho pedinato e ho indagato su lui un paio di anni fa. Antonio Basile, diciamo, vuole fare lui l'artista di tutte le modelle, ma alla fine chi li mo non capisce proprio niente. In poche parole, lui ci rimette la ragazza dell'est. Cocco vuoi un giorno così io ti faccio fare l'attrice, la stella di Londra, la stella di Milano, di qua, di là. Poi alla fine mi metto a filmare e non fanno più niente. Grazie. Stanno nel Basile, che c'ha zitto. Allora, non è il modo che possiamo fare per infiltrarci in questa... in questa cosa, o può fare solo tu, Riccio? Che mi devi infiltrare come modella? Lì. Come modella, perché ringraziando a te... Sei l'unica che può, insomma, entrare e infiltrarsi in questa operazione. Visto la tua presenza. Ringrazio, ditemi tutto, un bel lavoro, quindi vi faccio di tutto per il lavoro. Comunque tu tieni a disposizione. Va bene. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Niente, assunto ci avevi a fare il singhiano. Sembra benissimo, perché pur parlando anche con lei che mi hanno detto segno quando facevo vocazione per curare la coppa, loro c'erano poche fame. Allora l'hanno pigliato in giro, ha detto, ma anche posso Cristiano andare ad essere pigliato in giro? E poi fa mandare un po', sai, che l'ha detto, sempre perché voglio bene. C'è la mia faccia a fare sui rivisi. Chi mi ha chiamato ha detto, ma dove vuoi fare questo felice? Mi ha detto, ma fanno un bello bravo, bella stretta a stretta, e ce l'ha messa a fare. Che sa ciccia, tranquillo, e le ha fatto ancora una cosa nel braccio alla rinda. E come se non bastasse, ha fatto vicino a me, siete per secondo e contorno. Mi ha fatto un po' parlare, beh, e di friare. Sì. Io poi aspetto stasera quando ci sono le nostre scene per questo rompo pazza a me, caro. Ma tutto sommato io faccio vista su di che tu sa, io voglio bene. Sì, sono bene, mi voglio bene, io ricambio in questo modo. Sono felice vista che già fa.
oggi gli si dice lui, anni un figlio e mezzo, non mi fa tagliare il fratello paro, un dispettore di Guarello è perso. Il Guarello più trenci vuole fare il gol drink. Quella pistola si è un gustavo, saglievi scendere, che lì una figura in mano. Ma nasciamo a terra lo fine seminato che l'albero di limone che si mettono a fare più luci di grido di rottoni che stanno attorno a chi li cascia di gnamma fracciata a rustanare come di meglio trapassati tutti i trapassati tuoi. Che stiamo dicendo? Non ci vuole l'ultima parola, rispetto. Non capite perché la città napoletana stretta, mo te la ripeto in italiano largo, mannaggia la terra dove furono seminati quei teneri alberelli di limone che sono serviti a rendere più lucidi i pomi di ottone che adornino quelle casse di legno di abete fradicio a rustano al recovo di medie trapassate tutti i trapassati tuoi. Ho fatto una piccola commemorazione dei defunti, Paudì. Mi capite che si deve la zanzara se metti scella a nanza tua e ci vado morso. Buongiorno Ferdinando, ci vediamo sempre Bucarelli. Chiamatemi Ferdi. Che cosa vendete stamattina? Che devi fare? Si domanda, lo sai bene, scrivo solito caffè macchia. Stiamo sempre a Belli. Che prendete, rispetto? Me una bella prenuta di limone con bicarbonato. Ma stamattina un caffè ce ne volevo pigliare. E perché era ci mangiate poco pesante? Ci mettiamo già la volta, ci mangiate pesante. Sta troppo in domanda, stiamo a cagnare a barra. E si sa che sei. Una premuta di limone e caffè macchiato rispettoso. Tre umani come? C'è la sonda cenetta leggera. Ma leggera? Ha fatto un parrucchiello verde. Ha fatto una tiana di rau esagerata. Cotone, tracciuvelle, salsiccia, friarella, comunque che tu dica fa? Ma brucio solo stomaco. Ma brucio stomaco e tengo pure un po' gracidito. Ma cotto mi pare da volto, Ferdi. Mi aspetto un po' visto sempre veloce. Io sono avanzato tutto la volta. E perché regannuzzi? Che regannuzzi? Uno con me e uno con me. Ma cagnabba. Senti, secondo me, a me salsiccia di te stomaco come un porto che tu paudisce. Ma io faccio fa fine di lato, pensi, quando pensassi che potevo attorno. A me mi ha stomaco quando vedo, pensi che ti parli chiaro. Ma io faccio fa fine di lato. A chi lato mi ha a casa blanca. Però che si potevo anche attorno. Lo metto a fuoco da botte di tragola. Ho poco ammusato, lo metto a fuoco. Rispetto, scusate, ma metto da poco lungo. E dammi la ruota, Ferdinando. Pensi che mi ha cagnato a barra. Avanti. Permesso. Buongiorno, aspetto. Ciao, Benedetta. Benedetta. Prendi, a parte la tua bellezza, hai portato qualche bella notizia? Ottime notizie, ispettore. Sì. Sì, sì. Sì, sì, caputo, caputo. Ehi. Antonio Basilio è un porco. Dopo 5 minuti che ci siamo conosciuti, lui subito ci ha provato. Benedetta, ma mica ti hai messo le mani addosso? Persi, che ti fa questa la mucca? Allora, ispettore, io ho scoperto il nesso che ci sta tra Antonio Basile e Franco Barone. Franco Barone ha la sua nave ferma nel porto di Pozzuoli. Fermi, che c'ha Franco Barone? La sua chi? Nave sul porto di Pozzuoli perché deve fare una grande festa. Che la nave, Franco Barone? Benedetta, Franco Barone, non te ne manca la luce di fuori figli fra la casa. Pensi che fammi aspettare poco dopo, chiamo. Hai sentito una volta. Allora? Allora. Caput, caput. Ma che mi domanda, mo? Allora, Franco Barone deve fare questa grande festa perché aspetta dei produttori cinematografici americani. Produttori cinematografici? Produttori di droga? Produttori di droga, non lo so. Comunque, è andato da Antonio Basile e gli ha detto: tu vieni con tutte le tue ragazze in questa grande festa. Allora, Antonio Basile che ha fatto? Ha chiamato ogni singola ragazza separatamente e gli ha detto: se tu vai a letto con questi produttori, a te ti uscirà una grande parte in un film americano. In poche parole, ispettore, il buon fa film marchetto. Aspetta, aspetta, dimmi una cosa, ma mica la proposta deve essere fatta pure a te? Io diventerò la grande stella di Hollywood, però devo andare a letto con lui, persino.
Hi, how are you? Ah, sei buono, ok, fine. Ok, ok. Yeah, when you coming back in Italy, in Naples, Porto? Quando vieni qua? Figurati, sanno una sera pure di risporca, perché io sono di risporca. E chi là sta attorno su risporca ancora lì. In quanto tu devi avere la fermezza da poliziotto, perché tu Benedetta sei una poliziotta vera dentro, perché tu tieni la rinde e ossacci. Aspetta, grazie a Benedetta, se oggi abbiamo delle informazioni vere. Send, ma o present for me è buono. C'è my present. It's nice. Oh buono. Ok, va bene. No, because my friend, you know. For my friend. Yeah, i miei amici. Ci vediamo alla festa allora. Pensi che mi guardi la festa. Sparato, voglio parlare con l'ispettore Lucare. Sì, dottore. Vabbè, dottore, buonasera. Aspetta, non lo so, io non mi faccio capace. Per me c'è da stare qualcosa che non va. Eppure c'è qualche collegamento pure tra Barone, Basile. L'arresto non l'hanno fatto, ma comunque c'è stato qualcosa. C'è qualcosa e noi andiamo a risolvere questa situazione. Che Basile sta in giro la prostituzione, che si commette per iscritto. Sicuro. E sarà solo prostituzione. O sa fare una prostituzione pura droga. Secondo me un barone, date che porta un manate che è malato, diciamo che la piacciono di fare queste cose ingiuste, sta collegato con su Basile, perché probabilmente te ne avrà suggerito di guaglione male pure su Basile. C'è però Cristo e Femmino. Chi se quando parla fa rumore, non ha capito che resta il rumore, e poi stanno parlando a dormire. Allora, Persico, mo barone. O per prostituzione, o per droga, o per pedofilia. Non lo ammarò sta. Non lo ammarò sta. Aspetta. Che è, Ferra? La Pina San Giovanni. Un certo Tornino Vichingo può parlare con voi, hanno piato pure un ostaggio, non scassa pure lì, mai là. Chi vuole parlare con me mi vanno a chiamare, che buono, parla, dice, rispetto a voi, ma darà un elicottero e 1 milione di euro, in banconote da 100 e da 50. O vi chiedi, se tenete questa roba, te lo devo a te, hai capito che non avevamo manco una masata? Io mi lascia questa guaglione, fanno ahi, e non fu strunzo, tu sei stato di scemo, hai capito, no, casi no, tocca, ma malamente, 30 anni di carcere non te levano nessuno, o vi chiedi, lascia questa guaglione, e fa poco strunzo. Sono numerato che la carichi a spalla! Oh, Vicky, fu bravo, che all'ispettore si è scelto in zona. Diciamo se io facendo le fonde la cosa a chiucare la vita mia. Ha pigliato una bronchite, stiamo rifondendo un trench, ma stavolta non la passa liscia. Perché allora non può fuori, non tiene scampo, Vicky. Perciò lascia stare questa creatura e fannai. Sporca! Rispetto a voi state in zona, a me me l'ho fatto proprio, vera spalla! Oh, Vicky, ci può far sparagnare qualcosa? O a me stai ricotto la mia sesso 1 milione di euro? E ci nascimmo con una bella magnata a Poggio Reale. Che ne dici? Rispetto forse non ci siamo capiti. Comrade che le cadi chi? E a chi sta a spalla? Ti pare che stai in casa in poca mano. Loco come stanno e cosa 15 anni di leva nessuno. E se a Cina Guaglione sono nati 30 anni e sono 45. E 30 e tieni tu. E se quando è portuale stanno a 800 euro chi la galera. Ti confieni? Rispetto, non me ne fotte proprio. Se rischi non mi stia. Tronchi usso 30 secondi. Siete sicuri che è la che state dicendo? Paudi, spara in cuore!
Pensi che 12 certi con Viking si faceva con l'acqua sui. E cos'è stato? Messico, tengo che l'agnolo la mi prova che è un martirio a vita. Ah, mi aspetto, non mi parla di suocera, per piacere, che per me è crociante. Messico, cagnate discorso, no, vada a cagnare discorso. Oh, stesso problema mi non lo tiene tu, perché l'agnolo bella... mi è particolare. Ma non c'è una cosa più importante, non chiamare, se c'è il caso, se piace. Tieni un problema con me, tengo il cagnolo tu. Peggio. Non credo, Pessico! Comunque tagliamo di scusa. Scusa un attimo. Mugliere, ho cato vuoi, ore? Pronto? Enzo, ciao amore. Ciao. Ti posso disturbare un momento? Sì, amore. No. Sono con Pessico. Ti vuoi chiedere un piacere, se è possibile. Ma che lo torno stasera? No, amore, tengo che fare. C'hai in ufficio, tenimo che fare, si è fatto pure tardi. Sono potuto aprire un attimo una cosa con Pessico che va a fare il servizio solo. E lo pensate, ti fai buttare un po' di prosciutto e mozzarella. Prosciutto e mozzarella? Stasera mangio bambino con lui, no? Stavamo da mangiare a casa. No, no, mica mi dispiace, stavamo da mangiare loco. Se andiamo un po' a cattare niente. Ah no, solo dopo che fa sto piacere, ma sto turno non ne mangio scordati, ah. Ti voglio bene, niente. Fai una frasilla. Sì, sì. E una frasilla con due pomarole della coppa. Ma sì, che cazzo, c'è mia frasilla. È solo quando vuoi tu però mi fai cose buone. Ma dai, mammina, sta se tu sto ci fa mammina per te lo pensa. Ha capito, mammina, sto parlando con pezzi. Voglio bene, niente. Posso fare un sms, così ti dico che lo mangi scordate, che oggi me la mente con cada cosa. Non va a cattare niente, no, no. Ma boh, mandiamo un messaggio, già mandiamo l'sms. Ciao amore, ciao. Ciao, ciao. Ciao amore, ciao, un bacio, ciao, ciao, ciao. È stato inguaiato, non solo ragazzi. Pessico, esagerato. Pessico, sa che ti dico? Il mio fiuto di ispettore mi dice che stiamo vicino. Umare. Che se pure è buono. Però no, mi sento una puzza in dall'aria, Pessico, ci stiamo avvicinando a qualcosa che è molto familiare a noi. Non lo so ci credere. Speriamo bene. Non c'è malufficio. Voglio, sono una poca preoccupato. Sono proprio preoccupata perché tu sai, mi ha fatto questa cosa di compagna mia fuori che viene da New York e cosa. Ha girato tutta la situazione Manu Barun, amore di. È fidata però. 300.000 cazzo, mentre sta parlando con caffè, femmina, in macchina. Se si mettono a parlare pure una roba che ti arriva, che si ha paura mia? E allora Santa Ricci, la chi andate a parlare a tele, a me in questa fase. E ci ha già avvisato, però mo. Sono preoccupato perché chi la palla, la vado a farlo una, vado a farlo una, poi si affina. Rispetto, io penso che siamo arrivati agli sgoccioli. Credo che massimo in un paio di giorni ci comunicheranno la data, l'ora e il luogo di dove faranno questo festival. Indico che se da questa situazione ci azzecca Franco Barone o vanno a fare un magnato in un viking. Parola dell'ispettore Lucarelli. Ma serio. Pensi che mi sono appiccinato. Ma sento freddo. Sento freddo, mi sono sfassiato e me ne voglio dire. Pensi che io non mi muovo finché non troviamo un modo come mamma fa passare in coppa che la nave perché la c'è controlla buono l'entrata e l'uscita. E facilità che venisse un modo in capo perché onestamente io me ne voglio dire a casa. Basta. La gamma fanno tutto. E chi mi guarda da così? Peschina mi si te la tengo. L'ho buttata fuori. E ma tu quanto tu devo pizzetti? Non ho capito, bravo, pizzetti. Non muovere, ma poi c'è che su pizzetti. Ci vuoi stima gay? Rispetto io gay, non lo faccio, non l'ho mai fatto e non lo faccio qua, punto.
Buongiorno. Salve. Buongiorno. Siamo venuti qui per noleggiare questa barca. E cosa trattate? Moda. Moda. E per quando vi serve la barca? Una decina di giorni, amore. Sì, una decina di giorni, vanno bene. Fra 10 giorni? Sì. Le è possibile farci visitare i loculi? I loculi. I luoghi. I luoghi, i loculi. Sai, noi veniamo reduci da una tour in Parigi e siamo un po' con le lingue ingarbugliate. Sì. Gianni, mi chiami la signora Rosario? Cominciate intanto a visionare il salone centrale, mentre arriva la direttrice, la signora Rosanna. Buonasera. Ciao, io ti accedo un attimo ai signori che si occupano di... moda, vorremmo organizzare una sfilata. Ti lascio. Prego. Jennifer. Molto lieta. Jennifer, signora, possiamo dare un'occhiatina a questa navetta? Sicuramente, questo è il salone principale della nave. Prego, accomodati. Jennifer. Amore. Seguimi. Vai tu, amore, resto qui. Prego. Allora, Jennifer, di qua. Jennifer, sì. Di qua ci sono gli uomini e qualche donna. E dall'altro lato ci mettiamo qualche uomo di là e qualche uomo di là. Jennifer, arriveranno qua e faranno questa pirulè. Poi man mano andranno di qua. Signora, posso? Certo. E quando ha spise viene? Mimì, anche più là, vedi, c'è una porta. Guarda. Signora, posso? Faccio comodo. Grazie. Allora, Jennifer, di qua... Sì, amore, proprio lì, guarda bene. Li possiamo fare anche di qua. Bravo, Mimì. Allora, arriveranno al centro della sala. Ci sta anche il ponte passeggiato, guarda. Devo vedere i loculi. Se voci vedere. I luoghi. Signora, posso? Certo. Grazie. Jennifer, tutto ok? Allora tutto ok, ho visionato tutto. Di qua alla fine entreranno tutti gli uomini e faremo fuoco! Che bello, Mimì, che bello! Ma loro quando la pigliate da questo? C'è un po' di incontro. Oh, ma le donne? Allora tutto a posto, è finita la nave, posso rimanere? Stasera facciamo questa festa. Aspetto una vostra telefonata. Vediamo. La telefono io. Jennifer, alla signora la telefono io. Mimì, come al solito. Signora, arrivederci. Grazie. Che sta succedendo? Ragazzi, sono un bacio, non si... È stato il vostro avvenimento? Molto bella. Arrivederci. Al più presto. Vabbè. Arrivederci. Altrettanto. Arrivederci. 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 Arrivederci, capitano. Ciao, arrivederci. Che personaggio. Ma ce la diamo un attimo dentro, prendiamo un attimo le carte. Perché ci sta una cosa che ti volevo far vedere. Adesso ma si parla qua ricattate, mamma mia. Ma mi brucia, non sono attaccate, come provare. Sono attaccate, si stanno andando mano in mano per non sciogliere, pessico. Ma perché tu dici che c'hanno. Rispetto, questa è la nostra grande occasione, qua facciamo un mega arresto. Mega arresto. Pessico. Non c'è amici, ma tu fai meglio fumanella che all'omma. Hello! Mosè! Mosè! I'm Damiani! Damia! Yeah! When you coming back in Italy in the Porto? Quando vieni qua? Domani io sono da te a Napoli. Vieni qua? Ok. Ok. Hai preparato i soldi? Yeah. E le donne? E le bollicine? Oh, buono. Ok. Tomorrow I will be in Italia for a big business. Ci pigliate questa macchina proprio per non ci fa insomma scoprire che più o meno la macchina è la nostra conosce. Pensi che per mare non ce ne potevo io. I miei guagliuni
stanno trovando già là. Perché roba che il bagno, frate tuo, penso che un mare non voglia, vorrei manco ci mandare la televisione. Io una cosa tengo che sto un po' preoccupato. Io vi dico la verità, io sto un po' attesa. Penso che a me la tensione non mi fa niente, perché tu sai, io ottengo il tuo sangue. Però la paura mi sono che... I nostri migliori uomini. I nostri migliori uomini. Che diciamo hanno po'. E di meno che mi paro che da già ricero a Ramaschina. Comunque a che ora... Ma stanno a rete. No, l'hai fatta avviare, non dare nel mobile. Ah, l'hai fatta avviare? Speriamo che non ci compiti nessuno voglio. Ma ci transevano amore finché non arriviamo noi. Pensi che a me la paura mi ha chiuso con gli anni. Tu lasci il frangatello con il barone, ma vuoi fare sta come se fosse pizzarrista, che se pensi che stiamo pazziando. Voi dite? Se non usa telefonino, su tutte cose, perché che capitano? Ci penso delle passe. Ci penso delle passe, siamo a fare denunce. Sei bellina veramente. Sai che sei una delle più belle ragazze che c'ha l'amico mio Antonio Basilio, c'è nella sua agenzia. Le conosci tutte? Ma diciamo, io in particolare sono amico di Antonio, le ragazze adesso ho avuto la gioia di vederle. Quindi lo conosci benissimo? Guagliù, in giù a mia carriera, tanti anni di sacrifici per ogni affanire, in tuo gabinetto, l'hanno poverito, c'è sta tutta la vita nostra. Guagliù l'hanno arrestato. Stasera per portare questo occhio così bello nel gruppo di amore. Tu e un collega di Minopoli vanno a trasire la porta a destra. Paudì, tu ti infili per la rete. Molto provare l'ebbrezza di stare insieme a una donna, tutti mi manca da parecchio. No, un pedofilo. Non vogliamo andare a passare un po' male. Caricate le armi. Yo, what's up, nigga? This is G-Hard. Overton, Alaska, and my man Mosey Law. What's going on? This motherfucking Luke well, it's tough. They don't want us to roll our game, man. Stop, man. We're fucking niggas. Let's go. Big overdone, shot a mafia get a boy. I'm stronger than a medical, look at letter Pesico. Bro, both of them, they buy low when they come before me. I can't do make fun the south dope. They got gas in the police code. I make flow even though the weather get cold. Real get a boy, can't do dough. Hit around last in the hole. While they see on my laps, can't fed though. Fuck the carbonary, we got it underground, they got a seminary. It's a love case, nobody get paid. Nigga, it's a street battle, you can never do nothing. Fuck, I'm Nero Cattivo. E io non mi frega un cazzo. Ma non ci ha mi sei. Rispetto, Lugarelli, don't give the fuck about rispetto. Mexico, we don't give the fuck about rispetto. Lugarelli, we don't give the fuck about you. Cause we the gangsters, we don't give the fuck about rispetto. Lugarelli, we don't give the fuck about rispetto. Yo, shut the fuck up, niggas. Stop talking if I'm on the fucking local rally. What the fuck is he? I don't give a fuck about him. He's a motherfucking punky punk ass nigga. This is G-Hard, the whole so the hard nigga. I wanna talk about a bitch called Benny Benedito. She's a motherfucking poor police beat, boy. I don't care. She's so beautiful. She got a big breast and a big bum bum. I wanna make sure I let the chick in my bed. So they fuck the head out of her fair braid. And fuck the pussy like a real gangster way. Cause
time against the fence. I wanna hear her make a sweet sound like a whoo, yeah, yee-haw. Put it on me, she's so sweet, she's so nice. Can't wait to have that bitch called Benny, Benny, Benedito. Oh! Rispetto, Lucarelli, we don't give the fuck about rispetto. Mexico, we don't give the fuck about rispetto. Lucarelli, we don't give the fuck about you, cause we the gangsters, we don't give the fuck about rispetto. Lucarelli, we don't give the fuck about rispetto. Mexico, we don't give the fuck about rispetto. Lucarelli, we don't give the fuck about you, cause we the gangsters, gangsters, gangsters. Polizia! Con calma, gli uomini da una parte e le donne dall'altra, dai! Fermi! 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 Mette mano alla raga! Mette mano alla raga! Un domone proprio! Passa! Rispetto a chi sono da lì, non sta a posto! Is it the police? Italian police? Pensi che visto loco! Che c'è sta a cadere? Io lo cercavo, ma non c'è! Quanti vuoi? Ah, droga! Quanti vuoi? È droga! Non si può più così, aspetta. È droga, è droga. Cammini, scena a basso, muovi. Scena a basso. Dai, sali dietro la testa! Ehi, che mano, le dai, vai, cammini. Oh, alza sti mano, oh, cammini. Vai, 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 vai. Come on, my friend. Come on, go! Sit down, Kai, e andiamo a vedere. Andiamo a vedere chi sei, per piacere. Sit down. Ok, è cobra. E quanta bella gente, Persico. Mamma mia. Ah. Tu dove avrai loca? Lo sai che quando vira l'ispettore di Aluva Pino? Lei ha un viso conosciuto. Solo che c'è la coperta, fammi passare un po', su. Si accomodi di là, venga, venga. Su, stai pure tu qua. Si accomodi. Benedetti, se permette a chi sti ci pensi. Fattene poco a coi. Fattene poco a cadarte, processo. Tutto dopo. Assieto. E non ti muovere perché ti faccio un buon confronto. E non ti metti scorna che sei da fuggione che si quattro scia. Mettete là pure tu, voi. Oni, è che da già dice a te. Che da già dice, mettete pure tu, voi. Ah, sei pure tu qua. E che fai da nascunare di niente? Mettete là pure tu, voi, va. Mettete dove da lui. Mettete là, va là, ya. Ma raccomanda chi sta. Ah. O capitano. Capitano, se ne va a coppa stasera, tu. Che da qua. Fatti una poca cosa, fai questo. Ti faccio fare io capitano. Manna tutti i barcatelli di carta. Persico. Vengo, aspetto, lei si accomodi di là. Persico, vieni a qua. Eccomi. Persico. Eccomi. Piglio tu a chi sei che a me mi sta aiutando lo stomaco. Come lo piglio, capito? Ma piglio tu dove tu abbassi che mi fai tu qua a me. Baudia, calo su cosa, sennò affondo a mano. Persi qua a chi si che mandiamo paese loro. Vire buono si sonire perché hanno sta franca dietro il barone e tutta roba a favore. Chi stai capace che non sono manca niente. Andiamo, forza. Aspetta lo sonnico. Vai, vai. Sta pure umbriaco, chi si fai sempre. Vai, calo. Chi sta, tu? Non ho mai visto tutta sta munnezza a un posto. Signore, scusate il linguaggio un po' colorato. Bello, rana malattola. Cosimo, falli settarsi, signorini, che già stanno tutti ci fermano. Assettate, accomodate. Vado, non ho chiuso.
Tutti in una faccia conosciuto. Mai visto. Mai avuto il piacere di conoscere. È in servizio, non si beve. Come vi chiamate? Damiano. Damiano. Non faticavo ad andare all'albergo. Albergo? Ah, questa è casa mia. Io faccio l'imprenditore. Questa è casa mia. Forse vi riferite a mio fratello, quel povero disgraziato. Cioè, il portiere. Il vostro fratello è una brava persona, signor Damiano. Voi dite? Anche io. E tu che ci fai, mi sa che si qua, eh? Ti piace, pure a te, uomini canevo, pure ti piace, uomini canevo. Se attorno attorno stai. Ah! O barone! Franco Barone! Ah! Che bella cosa! O barone, questo me l'ha già assicurato per te! Ma non potevo far vivere. Ti muovi lì a faccia tua. Ti fai un pizzari se ti fai. Tu dicevi che ti acchiappavi in mano lo zucchero. Credo è passato diabete. Credo, il diabete non lo tieni più. Antonio Basile. Ancora in demma cagni e si guaglione. Antonio Basile. Non mi si vede allora. Sei sempre annanzi, si come paramo tanto. Antonio Basile, prima fai persona sei. Capito? Perché tiene col capito bianco in capo e non volesse. Che manca così sciumante non mi tiene proprio a capo. Guardate là che faccio i cazzo. E allora vado a pigliare da chi sono scassi di bulletto. Persico! E che faccia dice? Ma ti scordate che un passaggio, il Basile, che ci ha provato due volte con Benedetto. Ma la discordate sta cosa? Ti piaceva Benedetto, Basile? Hai voglia da sonno, hai voglia di immaginare. Ma sono cazzo le sue. Signor Damiani, questa è spaccia internazionale. Voi dite, loro si sono trovati per caso, io sono il proprietario di questa barca. Bisogna sempre vedere le cose come stanno. Le cose come stanno? È il vostro punto di vista. E vorrei che a Borsi tocca che ti vengo per i paudici. Che dici? Qual è il bus? Qual è il bus? Persico, vieni poco che la Borsi è roba. Signor Damiani, ormai state con le mani nel sacco, ma a posto di tocca, paghiamo in faccia e faccia break. Se non c'entrate niente. Ok, aspetta la capitano. Sono miei ospiti, io non posso. Ma ancora faccio dire. Sono miei ospiti. Ma lei si rende conto? Damiano, uomo c'è maschera faccia. Stiniti che c'entrano. Loro vengono da Miami. E telefonate che te fai? Telefonate. Parliamo anche l'inglese. Parliamo pure americana. Intercettazione secondo te? Come anni? Dimmi, aspetta un minuto. Non mi metto a registrare. Come ho? Vediamo che la borsa è droga. Ma, vediamo un minuto. Prima si darà ancora la faccia. Do you like Naples? Sì. Ta faccia schifo. Jennifer. E là sta pure capitana. Capitata, ricordi me? Non ricordo niente. Ah, oh, capitano non si ricorda niente. Il bacio che ti ho mandato quando ce ne sei venuto, non ricordo. Stai imbriaco d'acqua e mare. Come vai, Anni? Aspetta, la roba. Vieni con me, vieni. Che segre? Ah? Che segre, Damiano? Non parli più, no? Ah? Questo che cos'è? All'ispettore di Carello non ti sfugge niente, ma ti dà pelle rinde il cervello. Colai, abusa sta munizia. E piglia sta da munizia, oh, e fammi puttare a bacio il cielo del commissariato. Vabbè, aspetta, è il guaglione? Il guaglione mi fa portare all'ufficio mio a tutto quanto. Persico. Chiudo le bottiglie di champagne. E portano dall'ufficio. Amo. Amo.
Sai che lui fa la corte, eh? Sara mafia get a boy. I'm stronger than a medical. Look at letter Pesico. Bro, both of them, they buy low when they come before me. I can't do make fun the south dope. They got against in the police code. I make flow even though the weather get cold. Real get a boy, can't do dough. Hit around with lots in the hole. Why they sit on my laps, can't fed though. Fuck the carbonary, we got it underground. They got a seminary. These a love case, nobody get paid. Nigga, if you speed bottle, you can never do nothing. Fuck, I'm Nero Cattivo. E io non mi frega un cazzo. Ma non c'ha mi sei.